Cave e cementifici, nuovo nulla di fatto in Consiglio regionale. Per l'ennesima volta la discussione si è arenata e la proposta di legge sulla chiusura degli impianti di Caserta e Maddaloni rinviata a data da destinarsi. Le responsabilità non sono di una sola parte politica, secondo il consigliere dell'UDC, Angelo Consoli, che punta l'indice contro tutti, destra e sinistra. Non è stata discussa ed è una grave mancanza del Consiglio regionale, ma anche qua io credo che dovremo continuare la battaglia per far venire fuori la verità, cioè le connivenze che più o meno occulte, gli interessi che più o meno si nascondono dietro la volontà di mantenere degli insediamenti che sono altamente nocivi. Noi ragioniamo di qualche centinaio di lavoratori che hanno il diritto di mantenere il posto di lavoro, ma non credo che non riusciremo a trovare tra altri insediamenti produttivi, quali anche il policlinico, la possibilità di risolvere quel problema. Che cosa voglio dire? Che è un falso problema. Il vero problema è sconfiggere gli interessi forti che esistono dietro il discorso delle cave. Per cui le cave devono andare via da Caserta Maddaloni e bisogna continuare con l'impegno politico forte per fare in modo che questo accada e accada presto.